Siamo all'interno per il momento di commemorazione e di intitolazione. Competeva
Augusto, chi è quel bambino? Vedevamo in palestra la sera di sera, c'era un bambino con un pallone, qui c'era un tabellone di cemento armato, pericolosissimo, ma a quel tempo c'era solo quello. E Augusto mi dice, quello è il figlio di Palone della Cera, è il nipote di Piero, il Zucconi, un nostro grande giocatore, protagonista anche lui, della scalata in Serie B. E io guardavo questo bambino, tirava. Non poteva pensare che dopo 2 anni questo bambino già veniva a fare gli allenamenti con noi, perché eravamo sempre sotto le 10 presenti, e dopo 3 anni già giocava in prima squadra con noi. Quindi è stato, da un punto di vista sportivo, un piccolo fenomeno, un ragazzo straordinario, un giocatore versatile, molto intelligente, abile, furbo come la volpe, perché bisogna ricordare che anche la furbizia faceva parte del nostro patrimonio, e naturalmente ci siamo tolti tantissime soddisfazioni per lui. Ricordo due episodi. Una volta giocavo, mi sono trovato a fare un tiro che non ci stava, ero alla spalperata e Capitelli intelligentemente si portò sotto il tabellone, mi consentì di buttare la palla a uno e al volo lui fece canestro. Di lì si vede come il giocatore partecipava al gioco. È già stato detto molto di Carlo, della sua personalità e della sua vita. Io voglio solo ricordare un episodio di pallacanestro. Come tutti sappiamo, Carlo era nel settembre del 53. È iniziato il campionato, la stagione 1968-69. Abbiamo la trasferta e siamo a Empoli. Carlo è venuto via con noi per la prima volta. Devo dire che però già l'anno prima aveva esordito in prima squadra in Serie B contro il GD di Bologna alla presenza di Mirko Leonardi, che allora giocava in quella squadra. Comunque siamo ad Empoli, la partita alla Valtarese, come spesso gli accadeva in trasferta, non stava andando molto bene, però a pochi minuti dalla fine la partita era punto a punto. Carlo è entrato in campo e praticamente, o per fortuna, ma io penso per abilità, ha fatto il canestro che ci ha consentito di andare ai tempi supplementari. I tempi supplementari si sono conclusi con la nostra vittoria e con l'apporto decisivo di Carletto. Ecco, da quel momento Carlo è stato titolare della Valtarese. Ricordo che non aveva ancora compiuto 16 anni, aveva 15 anni e mezzo ed era diventato titolare della squadra. Poi, da lì, molte partite con